día y está escuchando Radio Metro. Hoy es viernes 9 de julio. La temperatura en Tamarindo, Costa Rica es de 31 grados. Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Vediamo se mi ricordo ancora come si fanno i video non in modalità podcast. Allora, oggi sono qui per presentarvi uno dei video che mi avete richiesto di più e che non faccio da un po', ovvero un What I Eat in a Day, un cosa mangio in un giorno. In realtà avevo iniziato a filmarne uno a Napoli, però poi non l'ho terminato e quindi ora mi trovo a Gia Marina, a un gruppo igienista con mio padre, e vi ho filmato un What I Eat in a Day, quindi un cosa mangio in un giorno durante un gruppo igienista. Quindi in questo video in particolare vi faccio vedere più la pratica e non sto tanto a spiegarvi la teoria, perché video sulla teoria ne ho fatti veramente tanti, quindi per chi è un po' nuovo sul canale dirà: ma come mangiano strano, particolare queste persone? Sì, ma ci sono tutti i video di spiegazioni che salteranno fuori da qualche parte. Quindi iniziamo dalla mattina. Buongiorno amici, sono le ore 11:50, non mi sono svegliata ora, mi sono svegliata alle 7 e ho già fatto la passeggiata, ho fatto qualche video per TikTok e ho fatto un po' di lavoro a computer, ma mi mostro solo ora su questi schermi perché ancora non ho mangiato niente. Al di là del fatto che questo sarà un cosa mangio in un giorno durante i gruppi igienisti, ovviamente questi sono i gruppi igienisti, non è il tipo di alimentazione che seguo di routine tutti i giorni, ma soltanto in periodi specifici della mia vita. In generale, da 2 anni e mezzo ormai ho imparato a non fare la colazione, quindi per questo motivo non ve l'ho mostrata. Di base, di routine, non faccio la colazione, quindi non mangio, non bevo niente fino a ora di pranzo più o meno, che in questo caso è all'1. Ora, è un punto di partenza non mangiare, non beve? No, è un punto di arrivo, però di questo ho già parlato in vari video, quindi qua vi mostro più che altro l'esempio, la spiegazione la facciamo in altri video, se no diventa infinito. Il video dedicato in cui vi spiego i motivi c'è, ma il video dedicato in cui vi spiego come mi sto trovando dopo 2 anni e mezzo non c'è ancora. Se vi interessa ve lo faccio, ma io mi sto trovando benissimo, motivo per il quale faccio ancora il salto della colazione. Quindi ora questo è dove ho fatto un po' di video, questa luce meravigliosa stamattina, e adesso scendo, faccio un po' di lavoro al computer giù e inizio a preparare il latte di mandorla per il gruppo, o di nocciola, vediamo come esce oggi, e vi faccio vedere un po' come funziona. Quindi andiamo avanti veloce e ci troviamo a pranzo. Qui durante i gruppi igienisti, specialmente qui a Gia Marina, mi ritrovo spesso poi a bere grandi quantità di questo latte di mandorla che faccio io, perché mi piace tantissimo e mi piace come cosa che di solito non è che me lo faccio spesso a casa, però qui che sono durante i gruppi mi piace berlo, mi piace farlo, mi piace come mi sento. Quindi pranzo a volte mi piace anche fare solo il latte di mandorla, oppure prendo qualcosa dal buffet che comunque è molto ricco di frutta, perché a pranzo c'è la frutta. Quel giorno in particolare non avevo granché fame e non avrei mangiato anche la frutta. Avevo un po' di mal di pancia, che ho capito dopo essere l'inizio dei crampi del ciclo. Però anche se distinto non avrei mangiato nulla, e anche se di base cerco di ascoltare sempre il mio corpo, mi porto ancora qualche strascico del periodo della mia vita in cui ho ricevuto un discreto body shaming per essere presumibilmente troppo magra. E quindi avevo preso l'abitudine di mangiare ben oltre il mio limite di sazietà per, tra virgolette, dimostrare a chi mi criticava che in realtà mangiavo. Inutile dire che nonostante i miei sforzi, comunque alcune persone mi continuavano a dire che non mangiavo abbastanza, quando poi loro mangiavano un quarto di quello che si aspettavano che io mangiassi. Intanto però, invece di ingrassare, mi gonfiavo. Ai tempi pensavo che fossero tutti in buona fede, quindi credevo a chi mi diceva che ero troppo magra, anche se sono stata sempre in forma e in salute in realtà. Vabbè, comunque ne parlo meglio nel video dedicato al body shaming, ma tutto questo per dire che a volte mi porto ancora gli strascichi di dover dimostrare che mangio, e quindi mi sentivo già attaccata all'idea di pubblicare un video in cui dicevo di non avere fame e che avrei bevuto esclusivamente il latte di mandorla per pranzo, anche se era così che mi sentivo di fare quel giorno. È un argomento che meriterebbe sicuramente un video dedicato, ma ci tenevo a fare questa parentesi. Fast forward, quindi andiamo di nuovo avanti veloce e ci troviamo alla cena. A cena ci sono un po' più cose particolari da mangiare, le verdure tutte fatte in modo particolare, questa insalata di spinaci che è buonissima, ho fatto un tutorial di una variante qui, ci sono i funghi oltre che insalata, pomodori, carote, comunque la cena mi soddisfa molto anche proprio a livello, perché sono più per il salato che per il dolce, quindi mi faccio la mia bella ciotolina con le cose che mi piacciono di più. Qui studiamo anche se è mezzanotte, gocce salate sul mio viso rosso.
qui con te sembra le mille una notte. Mi guardi negli occhi e mi dici Habibi baby. Poi mi chiedi se canto. Le cose che in realtà piacciono di più alle persone, a me di base non piacciono tantissimo, tipo gli spaghetti di zucchina, il couscous fatto col cavolfiore, eccetera. Cioè a me piace una semplice insalata, pomodori, carote e poi l'insalata di spinaci, funghi, queste cose qua. E quindi mi faccio la mia bella ciotola di insalate, se ho ancora fame me ne faccio un'altra, se ho ancora fame mi mangio qualche noce dopo. Buon appetito microbioti! E di solito così vado a dormire, se ho voglia mi faccio una tisana, però di base i periodi che mi faccio un po' più di detox sono così. Ora, Gemina, mangi sempre così ogni volta che fai gruppi igienisti? Se ho voglia, sì. Cioè, cerco di ascoltarmi molto. Ci sono volte in cui, ecco, trovandomi qui in un albergo in cui conosco i proprietari da quando avevo forse 12-14 anni, non me lo ricordo, quindi è veramente come stare in famiglia, quindi ci sono volte in cui mangio qualcosa in più con loro, anche perché essendo in un albergo ovviamente preparano cose molto più interessanti rispetto alle cose che io mangio a casa, quindi qualche volta passo in cucina da loro e mangio qualcosa con loro. Cavolo e salsiccia. Cavolo e salsiccia, buono! Va bene. Invece altre volte seguo l'alimentazione del gruppo igienista perché mi ci trovo bene. Ah, ho fatto il video del tutorial del latte di mandorla, l'ho registrato finalmente, quindi dovrebbe uscire anche quello. E a breve rifaccio anche il video delle salsine, perché questi video già li avevo fatti in realtà, latte vegetale, le salsine, però sono veramente tanto vecchi. Alcune cose sono cambiate da allora, quindi volevo darci una svecchiata un pochettino. Se non avete ancora sentito il mio podcast, andatelo a sentire, ovviamente vengo prima io su tutte le piattaforme podcast. Grazie Ginger, come farei senza questa cosa? Gingerlino al sole?